Meglio dell'anno scorso quando c'era il lockdown, ma doverosamente sottotono l'aperitivo della vigilia nel capoluogo, dove vige l'obbligo di mascherina all'aperto e divieto di somministrazione di alcolici e consumo anche al di fuori dei locali dalle ore 15 alle ore 22. Nonostante le restrizioni, i giovani non hanno voluto rinunciare all'aperitivo e concedersi per quanto possibile in sicurezza un momento di aggregazione. Quest'anno si fa così, non possiamo altrimenti. Ci si adegua, però non si rinuncia a stare con gli amici. In sicurezza ecco. Si fa tutto. Esatto. Noi siamo i pagliacci della situazione per arrecare la situazione, quindi... Il locale dove tutto nacque, U-Boss, è rimasto chiuso per timore di non poter gestire gli assembramenti come dichiarato nei giorni scorsi dal titolare. Il nuovo boss, con tavoli prenotati e norme di sicurezza stringenti, ha mantenuto invece la tradizione di famiglia. Noi abbiamo tutti i tavoli prenotati, per cui non cerchiamo di fare il minor assembramento, questo è importante. E anche nel bancone, essendo un locale un po' più tranquillo rispetto al vecchio stampo che avevamo, e diciamo questa è la nostra volontà, far bere bene con la giusta distanza e essere un po' felici in questo periodo di difficoltà per tutti. Nonostante le restrizioni cerchiamo di rispettare tutte le nuove direttive che ci sono al giorno d'oggi. Intanto, per alleggerire la cappa di tristezza del Covid, il capoluogo ha vestito le notti di festa di splendide luci. Un cielo stellato in Piazza Duomo. Il corso illuminato a giorno. Le piazze con note musicali giganti, fino alla proiezione sulla facciata di Santa Maria di Collemaggio delle opere d'arte contenute nel Museo Nazionale d'Abruzzo. Le Natività del 1300, il Trittico di Beffi e l'Olio su tavola. Stanotte sarà proiettata per la sera della vigilia la Natività di Giotto di Assisi. Si torna così a riscoprire il territorio anche attraverso le luci natalizie.